Benvenute e benvenuti a questo nuovo video del percorso di orientamento del progetto Studiare e formarsi in Toscana. Scegli la strada giusta per te. Io sono il dottor Luca Capiruppi del Centro Studi Pluriversum ed oggi sono qui per parlarvi di metodo di studio. Quando le cose a scuola si mettono male, insegnanti, studenti e genitori tutti parlano di voglia di studiare. Se avesse voglia di studiare potrebbe arrivare dove vuole, quello che manca è la voglia di studiare, eccetera, eccetera. Beh, detto così, sembra molto semplice. Se manca la voglia di studiare, basta capire dove trovarla, comprarne un po' e il gioco è fatto. Dove si trova la motivazione a studiare? La motivazione è come il silenzio, spesso ci accorgiamo della sua importanza quando non c'è più. Il modo migliore per trovare la voglia di studiare è quello di prendersene cura quando c'è, quando ne abbiamo ancora un po'. Invece che correre ai ripari quando ormai ogni desiderio di aprire il libro se n'è andato. Per essere motivati nello studio abbiamo bisogno che ci siano tre ingredienti principali. Sentirsi indipendenti e autonomi nello studiare, sentirsi capaci nella disciplina che studiamo e sentirsi parte di un gruppo di persone con cui stiamo bene, dove ci sentiamo a nostro agio. Ogni volta che viene meno un pezzetto di questo triste ingredienti, perdiamo un po' di voglia di studiare. Quindi, facciamo un identikit dello studente super motivato. 1. Lo studente super motivato è autonomo. Quando fai i compiti, lo fai in modo autonomo e per un obiettivo personale, perché è interessato alla materia, perché vuole capire un concetto, perché vuole raggiungere un obiettivo attraverso un buon risultato in quella prova o in quella materia. 2. Lo studente super motivato sa di potercela fare, magari è consapevole che in alcuni esercizi o materie ha bisogno di più tempo e di più energie, ma è convinto che niente è impossibile. Numero 3. Lo studente super motivato si trova bene con compagni e professori, ha piacere a stare in loro compagnia e anche se a volte ci possono essere scontri o incomprensioni, la scuola è il posto dove si sente bene con se stesso e con gli altri. Quale di questi ingredienti manca alla vostra motivazione? Autonomia. Quanti di voi studiano chiedendosi ogni giorno perché lo stanno facendo? Quanti si chiedono a cosa mi serve studiare questa materia, fare questi esercizi, imparare questo testo? In questo caso, quello che ci manca è un senso di autonomia. Ci sembra di fare qualcosa per fare un favore agli altri. In questo noi adulti non siamo sempre di aiuto perché le nostre risposte sono spesso peggiorative. Studia perché un giorno tutto questo ti tornerà utile, se non studi non potrai fare il lavoro che desideri e così via. Queste risposte peggiorano la situazione non tanto perché sono sbagliate, ma perché fanno riferimento ad una motivazione troppo lontana nel tempo. È vero che quello che impariamo oggi ci aiuterà davvero nel futuro, ma quando siamo studenti non riusciamo a vederlo. Quando siamo studenti abbiamo bisogno di trovare una motivazione quotidiana che non dipenda dal futuro, dai genitori o dai professori. Una motivazione tutta nostra, autonoma. Come si fa a ritrovare autonomia? L'autonomia nello studio si trova cercando dentro ad ogni materia, testo, esercizio che abbiamo di fronte un interesse personale. Qualcosa che abbia a che fare con la nostra vita. Un consiglio da orientatore. Ogni volta che studiate, o fate esercizi, annotatevi sul lato del vostro libro o quaderno almeno un punto di contatto con un vostro interesse, con qualcosa che vi piace. Un personaggio storico potrebbe avere delle caratteristiche comuni ad un eroe dei videogiochi. Un grafico di matematica potrebbe essere utile per osservare l'andamento dei punti in classifica della vostra squadra preferita. E così via per ogni attività scolastica. Lo so, non è immediato, ma vi garantisco che con un po' di esercizi i risultati sono sorprendenti. E se non doveste riuscirci, fatevi aiutare dagli adulti che avete intorno, anche dai professori. Sarà anche un modo per condividere i vostri interessi e farvi conoscere più da vicino. L'autonomia è fondamentale nello studio e lo è anche per la scelta della scuola superiore. Come? Beh, quando andate ad esplorare gli indirizzi dei percorsi di secondo grado, dovete essere in grado di riconoscere le materie, le attività, i progetti, i laboratori che sono vicini ai vostri interessi, che vi permettono di trovare passione immediata in una materia, che vi permetteranno di studiare per 5 anni senza chiedervi in continuazione: ma perché sto studiando tutto questo?
Il secondo ingrediente della motivazione è sentirsi capaci nello studio. Sono sicuro che alcuni di voi, quando studiano, dicono a se stessi: tanto non mi riesce, tanto io non ci capisco niente, è inutile provarci perché sbaglio sempre qualcosa. Perché di fronte a una difficoltà ci abbandoniamo a questi pensieri catastrofici? Lo facciamo perché ci torna comodo. Se dico a me stesso che non ho alcuna possibilità, allora ho trovato la giustificazione perfetta per evitare qualsiasi tipo di sforzo. Un po' come se guardando il cielo uno dicesse: vorrei volare, ma siccome non ho le ali, tanto vale non provarci nemmeno. Se tutti avessero ragionato così, oggi ci muoveremmo ancora a cavallo. Spesso ci buttiamo giù perché abbiamo paura di fallire. Abbiamo paura di quella sensazione strana che si chiama frustrazione, quella che proviamo quando di fronte ad uno sforzo non otteniamo quello che ci aspettiamo. E qui ci viene in aiuto la strategia. Ecco il mio consiglio. Prendete una materia e scomponetela in tutti i tipi di compiti che prevede. Ad esempio, la matematica prevede compiti di soluzione di problemi, espressioni, memorizzazione di regole e definizioni. L'italiano prevede comprensione del testo, fare un tema, esercizi di grammatica, eccetera, eccetera, eccetera. Date un voto da 0 a 10 a quanto vi sentite capaci in ognuno di questi compiti specifici. Questo esercizio vi permetterà di vedere che quello che non funziona non è tutta una materia, ma alcuni contenuti, alcuni compiti. A questo punto dividete in due la materia. Per i compiti che vi riescono peggio, chiedete aiuto per recuperare le difficoltà. Per quelli che vi riescono meglio, dedicatevi con più entusiasmo e motivazione con l'obiettivo di ottenere i risultati migliori possibili. Tenete questo approccio anche quando prendete un brutto voto. Un brutto voto in una materia non significa «è finita, sono incapace e non ho speranza». È importante superare l'emozione negativa, capire cosa abbiamo sbagliato ed affrontare i contenuti successivi della materia con una nuova curiosità. Per fare questo, vi consiglio di tenere un diario dei vostri voti. Per ogni voto che prendete, segnate su una colonna le emozioni che avete provato nel conoscere il voto e sull'altra colonna gli errori che vi hanno portato a quel voto. Poi le emozioni le sfogate liberamente, nei modi e nei contesti adeguati ovviamente, mentre gli errori cercate tutti i modi per chiarirli, chiedendo un aiuto diretto agli insegnanti e genitori. Se tenete emozioni e studi tutto insieme come un gomitolo, ecco che le emozioni condizioneranno tutto e quando saranno negative vi faranno sentire incapaci, togliendovi anche la voglia e il coraggio di chiedere aiuto. Capite bene quanto tutto questo sia importante per il successo nella scuola superiore. Quando cambiamo scuola, dobbiamo affrontare nuove materie e nuovi docenti. I criteri con cui i professori valuteranno le nostre prestazioni cambieranno. Se al primo risultato negativo precipitiamo nel baratro del «tanto non mi riesce», rischiamo di dare il via ad un meccanismo molto rischioso, da cui diventa difficile uscire. E concludiamo con l'ultima tappa nel viaggio della motivazione. Essere parte di un gruppo. Capita a tutti di potersi sentire fuori luogo nella propria classe o con i propri professori. I motivi possono essere tanti e non abbiamo tempo qui per indagarli tutti. Quello che possiamo dire con certezza è che per sentirsi a proprio agio a scuola è importante sentire di essere stimati e rispettati per qualcosa di positivo. Per questo è importante scegliere una scuola dove tutti i giorni ci troviamo coinvolti in attività interessanti per noi, che riteniamo utili per quello che vogliamo diventare da grandi. A volte questo ci costringe a rinunciare ad avere nella futura scuola gli stessi amici delle medie. È un sacrificio che vale la pena fare, perché le amicizie importanti rimangono e in una nuova scuola dove mi sento a mio agio avrò sicuramente occasione di farne altre. Diversamente, se per seguire gli amici scelgo un indirizzo lontano dai miei interessi, potrei trovarmi a disagio. E quando ci sentiamo a disagio, diventa difficile anche avere buoni rapporti con gli altri, che siano amici nuovi o di vecchia data. Bene! Il viaggio nella motivazione è stato lungo, ma non poteva essere diversamente quando si parla di qualcosa di così essenziale. A questo punto non mi rimane che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Buon orientamento a tutti e a tutte! Siete ancora qui? Bene, perché prima di andarvene dovete ricordarvi di fare tre cose importantissime. 1. Andate ad iscrivervi al canale YouTube. 2.
Qui sotto nella descrizione di questo video trovate il link per accedere ad altro materiale di orientamento utile per il vostro percorso di scelta. E 3. Ci sono tanti altri video di approfondimento che vi aspettano. Quali? Ecco qui l'elenco completo. A questo punto non mi rimane che augurarvi buona esplorazione. Arrivederci a tutte e a tutti.